Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Giovispo che vi parla, benvenuti nella Player Review di Muriel nella sua versione Moment TOTS, disponibile tramite SBC con 87 di rating. Ma prima di iniziare questa review vorrei che arrivassimo almeno a 80 like o mi piace per questa carta. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Allora, partiamo dal prezzo. Su Footbin abbiamo circa 93-94 mila crediti per PS4. Invece io l'avrò pagato sì e no 50-40 mila crediti. Ho dato via dei giocatori che non utilizzavo, quindi comunque l'ho fatta, anche perché io comunque uso una Serie A la maggior parte delle volte, quindi mi serviva un'ala, un esterno, ma forse non è stata una scelta molto azzeccata, perché ragazzi la velocità è ottima e su questo non si discute. Invece vorrei discutere sul tiro, un 88 in generale, ma invece è, secondo me, un pochino fasullo. Perché? Allora, il Warcraft è alto in attacco, basso in difesa, ottimo, ma mettendolo come esterno difficilmente riuscirà ad arrivare in area. Oppure se arriva riceverà una marcatura e quindi tenderà a subire pressione, quindi a perdere palla. Ed il posizionamento non è, a parer mio, dei migliori purtroppo. La finalizzazione ci sta e non ci sta, se tira può sbagliare come può segnare. Il long shot mi è dispiaciuto, purtroppo in questo ruolo ci vuole un buon tiro dalla distanza, perché appunto difficilmente si arriverà in area. La potenza tiro è buona, rigori sono soggettivi, tiro al volo discretamente preciso. Il passaggio, e questa è secondo me una piccola nota dolente, non è proprio un ottimo assist man, a parer mio sbaglierà parecchi passaggi, soprattutto quelli lunghi e i cross anche, quindi è un filino bocciato secondo me il suo passaggio, ma aspettavo qualcosina in più. Il dribbling invece al top assolutamente, in più ha 4 stelle skill che sono assolutamente ottime. È molto agile, c'è da dire, si destreggia bene nello stretto ed è una cosa positiva. L'equilibrio è davvero interessante. Reattività o riflessi discreti. Controllo palla, secondo me, è utile. Soprattutto nel dribbling è utile anche per stoppare e ripartire in maniera più rapida. Il dribbling puro ci sta alla grande. La freddezza, qui sinceramente avrei delle cose da dire. Alcune volte tenderà a sbagliare sotto pressione, altre volte no. È altalenante come cosa. La resistenza è, a parer mio, un piccolo contro. Purtroppo si stanca, magari fa una partita e un quarto, diciamo, però poi tenderà a stancarsi. La forza, allora, in carta è anche elevata, 90, ma io non ho sentito quel 90 in game. Come alternativa vi dico Mané, tra le Icon Nedved, nella Lega Douglas Costa. Come stile intesa vi consiglio di aumentarli tiro e passaggio. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, un 3, ragazzi, è più giusto. È un giocatore da Weekend League? Secondo me no, è in divisione 3, ho avuto delle difficoltà con lui. Volevo farvi un confronto con Nedved 89 e Douglas Costa 86. Le in-game stats sono a favore di Nedved, ma vi pongo una cosa. Le differenze tra Muriel e Costa nelle in-game stats sono bassissime, tipo abbiamo un più 40 per Muriel. Allora ragazzi, sinceramente tra Muriel e Douglas Costa vi consiglio di usare Douglas Costa. Secondo me è più interessante sia come esterno sia come ala. E le 5 stelle skill al top. Le 3 stelle piede debole in Douglas Costa si sentono e non si sentono. Ed il mio voto per questa carta è un 6.5. Allora, di per sé è un'ala, un esterno,
Non promosso, ma nemmeno bocciato. Ma se avete fatto la sua SBC, potrete magari metterlo in futuro in un'altra SBC. Ma sempre se non l'avete pagata più di 50.000 crediti. È un mio consiglio. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale. QGV Sport vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.